Era da un po' che avevo questo desiderio di cercare di, in qualche maniera, trovare la forza di rinascere dal basso, no? Perché noi sempre quando ci si incontra fra artisti si dice, ah, ma ormai è tutto finito, ormai è così, ormai è tutto commerciale, ormai sono tutte sfide, ormai è la legge dei numeri. Ma da qualche parte si dovrà in qualche maniera ricominciare, soprattutto. Immagina le nuove generazioni che iniziano, vanno subito a casa con questa spada in testa. E andai in un'audizione della regione e ho lasciato un fogliettino con quella che era la mia idea di luogo di appartenenza, un po' come quando si gioca all'otto, così. L'ho lasciato e ho detto, ma figurati. E invece, 2 anni dopo, Perché come il lotto, una una volta volta può riuscire, capita, capita, no? Che esce il numero invece giusto. è capitato che la Regione Lazio aveva dei fondi che stavano tornando all'Europa e li ha messi su questo progetto sperimentale che si chiama Officina Pasolini, Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. È un progetto sperimentale di 6 mesi dove 75 ragazzi divisi in 3 sezioni per dei laboratori completamente gratuiti, praticamente imparano a fare questo mestiere diviso per le 3 competenze, non quindi una scuola di canto, una scuola di recitazione, ma in realtà proprio una vera e propria bottega, come era la bottega del Rinascimento, dove c'è il maestro che ti dà la competenza, tu la impari a fare questo mestiere. 6 mesi hanno tirato fuori tantissimi ragazzi che poi pian piano sono diventati la nuova realtà romana. Parlo della mia sezione, ce ne sono moltissimi che sono i nuovi cantautori della nuova leva. 6 mesi hanno fatto sì che diventasse biennio. Adesso ci sarà questo nuovo triennio. Insomma, stanno nascendo delle cose importanti, riagganciandomi a quello che diceva Nicola. Se si vuole, si fa, però bisogna volerlo, e questo è fondamentale. Grazie a Nicola Piovani e a Tosca, grazie di essere stati con noi questa sera.